ringrazio Presidente. È abbastanza complicato per me oggi scegliere il modo in cui votare questa delibera, ed è complicato, l'ha evidenziato Pietro troppe anni prima, perché è vero che queste battaglie vanno fatte all'interno della maggioranza, e quando queste battaglie vengono perse all'interno della propria maggioranza, quello che si viene qui a fare è semplicemente un piccolo atto, anche insignificante se vogliamo, una mera testimonianza. Però questa sera io questa testimonianza l'hanno già anticipato i giornali, in realtà, anche se io non rilascio comunemente dichiarazioni, io questa testimonianza mi sento di farla. Dicevo, la scelta dell'amministrazione è senz'altro razionale. È stata localizzata un'area, è sorto un polo commerciale, l'ampliamento della galleria commerciale del Meduna è in grado di rendere questo polo più attrattivo. La decisione dell'amministrazione è quindi conseguenziale e coerente, anche se a mio parere leggermente fuori tempo. Credo però che ci siano alcune delibere che, oltre ad avere un carattere meramente amministrativo, per loro natura si prestano a dare una linea di indirizzo politico molto preciso. Ecco, a mio parere questa è una delibera attraverso la quale è possibile lanciare un segnale chiaro e netto, non di immobilismo, ma un segnale di evoluzione. Mi rendo conto quindi che tra la scelta amministrativamente razionale e la scelta di lanciare un messaggio, la decisione può risultare molto complessa. Guardo per esempio i colleghi della Lega. Loro scelgono spesso, quasi sempre, di lanciare un messaggio, ma spesso poi non riescono a essere conseguenziali nelle scelte amministrative. Io questa sera ho scelto di esprimere il mio pensiero politico, non ideologico, politico, perché sono convinta che una decisione riguardante la grande distribuzione vada presa tenendo ben presenti aspetti di natura non solo economica ma anche sociologici, aspetti che riguardano il presente ma anche le prospettive future, e in questo senso ritengo che vadano in particolare esaminati diversi aspetti. Innanzitutto credo che il ragionamento sulla grande distribuzione, questo l'ha evidenziato prima anche il collega Conficoni, vada fatto a livello provinciale e non in termini meramente campanilistici. Credo che le scelte dei singoli comuni vadano ragionate e coordinate. Trovo assurdo che ogni singolo comune possa pensare di avere il suo polo commerciale nell'ambito della grande distribuzione. Il bacino di utenza rimane più o meno lo stesso, dal momento che i centri commerciali sono presenti ormai con offerta pressoché identica da Udine a Treviso, lungo tutta la strada. Credo che l'ampliamento del Meduna a livello provinciale risponda alla logica di un gioco a rilancio mors tua vita mea che io francamente non condivido affatto. Una seconda considerazione che voglio fare è questa. La delibera non si occupa ovviamente di dare alcun segnale di contrarietà rispetto allo sviluppo della grande distribuzione. Ma io sono profondamente convinta che la grande distribuzione abbia già dato tutto ciò che aveva da dare. E in questo senso, per esempio, non approvo nemmeno quello che è l'ordine del giorno presentato da Forza Italia. Questa delibera, a mio parere, arriva in ritardo e aspettare un altro anno sarebbe addirittura drammatico. Credo che abbia già dato, ripeto, tutto ciò che aveva da dare. L'accessibilità a tutte le fasce della popolazione dei beni di consumo. Ecco, credo che questo grosso traguardo sia stato raggiunto e penso che si assista ora a una terribile involuzione. Non frequentiamo più i centri commerciali per comprare ciò che serve, ma per sapere che cosa c'è da desiderare. Tutto questo ovviamente andrebbe bene se non fosse che fa scaturire in alcuni, più poveri, penso ai cittadini extracomunitari, un senso di frustrazione, oppure, che è anche peggio, un ricorso imprudente al credito al consumo, sul quale si sono retti i centri commerciali e la grande distribuzione in questi anni. In altri, tra l'altro, in quelli che se non fa scaturire questo, in altri fa scaturire, e penso a quelli che hanno più possibilità, un riempimento delle case di cose perfettamente inutili che, guarda caso, non aggiungono un briciolo di felicità se non la soddisfazione momentanea dell'acquisto. Non voglio dilungarmi però su questo aspetto perché molti, in maniera senz'altro più dotta e senz'altro più autorevole di me, hanno evidenziato come il mercato della grande distribuzione abbia già dato tutto ciò che aveva da dare. Cominciano infatti adesso a proliferare gli outlet. Mi meraviglio infatti che noi qui a Pordenone non ci siamo evoluti in questo senso. Avrebbe avuto più senso a questo punto creare un outlet. Dicevo, cominciano a proliferare gli outlet dove viene offerta a un prezzo, diciamo, democratico, tra virgolette, della merce di lusso, poiché la merce di fascia inferiore, la merce non di lusso, è stata già ampiamente distribuita nei centri commerciali.
Ma mi chiedo io se questa delibera in realtà viene adottata e se questa delibera viene supportata da chi, come me, i centri commerciali li frequenta veramente. Perché io, e non ho un pregiudizio ideologico proprio per questo, i centri commerciali li frequento abitualmente e molto spesso. Ecco, mi chiedo quindi se chi promuove e sostiene questa delibera li frequenta effettivamente come faccio io. Un altro punto, un altro aspetto non secondario che vorrei sottolineare è questo. Io credo che il raddoppio della galleria commerciale porterà, e non può essere diversamente, un duro colpo ai cosiddetti negozi di vicinato. In più riprese è stata sottolineata l'efficace funzione di presidio del territorio svolto non solo dai negozi del centro, perché qui io ho sentito parlare sempre e solo di negozi del centro, ma ci siamo dimenticati che oltre ai negozi del centro esistono anche i negozi di Torri, i negozi di Borgo Meduna, i negozi delle periferie, che svolgono, dicevo, un efficace ruolo di tutela e presidio del territorio. Ecco, credo che più volte sia stata evidenziata la loro maggiore accessibilità rispetto alle persone anziane, rispetto a chi non ha l'auto, a chi preferisce fare la spesa di giorno in giorno e rispetto a chi semplicemente desidera fare spese nel centro città oppure nel negozio sotto casa, ritenendoli luoghi più autentici. Ecco, penso che in nessun modo un'offerta maggiore, un polo commerciale più attrattivo riuscirà purtroppo a frenare il sempre più rischioso svuotamento dei negozi. Penso, lo ripeto, che la grande distribuzione abbia fatto il suo tempo, che penso che vi debbano essere diverse forme di sviluppo economico e sociale da perseguire. Credo che questa delibera, per quanto razionale, perché lo sottolineo, mi rendo conto che è razionale e conseguenziale nelle sue scelte, dia un segnale diverso rispetto a tutto ciò che ho evidenziato. E per questo motivo, pur rendendomi conto che facendo parte di una maggioranza avrei dovuto adeguarmi e responsabilmente assumermi l'onere di votare insieme a tutti gli altri, non sono in grado di farlo proprio perché ho una convinzione molto forte rispetto a questo fatto, rispetto al fatto che i centri commerciali siano realtà ormai obsolete e superate, e perciò sin d'ora dichiaro il mio voto di astensione in difformità dal gruppo del Partito Democratico e anche quello di Vivo Pordenone. Grazie.